Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri sempre più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del cuore divino e stretta la tua mano materna mi guiderai, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e poi a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume secondo, capitoli 59, capitolo 59, 15 agosto 1899. Il mio dolcissimo Gesù questa mattina è venuto tutto festoso, portando un nembo di graziosissimi fiori fra le mani. E mettendosi nel mio cuore con quei fiori, ora si circondava la testa, ora se li teneva tra le mani, tutto ricreandosi e compiacendosi. Mentre festeggiava con questi fiori, parendo di aver fatto grande acquisto, si è voltato a me e mi ha detto:
Diletta mia, questa mattina sono venuto per mettere nel tuo cuore in ordine tutte le virtù. Le altre virtù possono stare separate l'una dall'altra, ma la carità lega ed ordina tutto. Ecco quello che voglio fare in te, se non che ordinare la carità. Io gli ho detto, mio solo ed unico bene, come puoi far ciò essendo io tanto cattiva e piena di difetti ed imperfezioni? Se la carità è ordine, questi difetti e peccati non sono disordine che tengono tutto in scompiglio e rivoltato l'animo mio? E Gesù, io purificherò tutto e la carità metterà tutto in ordine. E poi quando un'anima la faccio partecipe delle pene della mia passione, non ci possono essere colpe gravi, al più qualche difetto veniale involontario. Ma il mio amore, essendo fuoco, consumerà tutto ciò che è imperfetto nell'animo tuo. Così Gesù pareva che mi purificasse ed ordinasse tutto. Poi versava come un rivolo di miele dal suo cuore nel mio e con quel miele innaffiava tutto il mio interno, in modo che tutto ciò che stava in me restava ordinato, unito e con l'impronta della carità. Dopo ciò mi sono sentita uscire fuori da me stessa nella volta dei cieli, insieme col mio amante Gesù. Pareva che tutto era in festa, cielo, terra e purgatorio, tutti erano inondati d'un nuovo gaudio e giubilo, molte anime uscivano dal purgatorio e come folgori giungevano in cielo per assistere alla festa della nostra Regina Mamma. Anch'io mi spingevo in mezzo a quella folla immensa di gente, cioè angeli e santi anime del purgatorio, che occupavano quel nuovo cielo che era tanto immenso che quello nostro che vediamo confrontato con quello mi pareva un piccolo buco, molto più che ne avevo l'ubbidienza del confessore. Ma nel mentre facevo per guardare, non vedevo altro che un sole luminosissimo che spandeva raggi che tutta mi penetravano da parte a parte, da farmi diventare come cristallo, tanto che si scorgevano benissimo i piccoli nei e l'infinita distanza che passa tra il creatore e la creatura. Tanto più che quei raggi, ognuno aveva la sua impronta. Chi dimostrava la santità di Dio, chi la purità, chi la potenza, chi la sapienza e tutte le altre virtù ed attributi di Dio. Sicché l'anima, vedendo il suo nulla, le sue miserie e la sua povertà, si sentiva annichilita. Ed invece di guardare, sprofondava a boccone a terra, innanzi a quel sole eterno, innanzi a cui non c'è nessuno che può stargli di fronte. Il più era che per vedere la festa della nostra mamma regina si doveva guardare da dentro quel sole, tanto pareva immersa in Dio la Vergine Santissima, che guardando da altri punti non si vedeva niente. Ora, mentre mi trovavo in queste condizioni d'annichilazione innanzi a quel sole divino, la mamma regina, tenendo in braccio il bambinello, mi ha detto: è la nostra mamma che sta in cielo. No, la mamma regina, tenendo in braccio il bambinello, Gesù mi ha detto: è la nostra mamma che sta in cielo. Do a te l'ufficio di farmi da mamma sulla terra. E siccome la mia vita va continuamente soggetta ai disprezzi, alla povertà, alle pene, agli abbandoni degli uomini, mia madre, stando in terra, fu la mia compagna di tutte queste pene. Non solo, ma cercava di sollevarmi in tutto per quanto le sue forze potevano. Anche tu, facendomi da madre, mi terrai fedele compagnia in tutte le mie pene. Soffrendo tu, invece mia, per quanto puoi, e dove non puoi, cercherai di darmi almeno un ristoro. Sappi però che ti voglio tutta intenta a me. Sarò geloso anche del tuo respiro se non lo farai per me. E quando vedrò che tu non starai tutta intenta a contentarmi, non ti darò né pace né riposo. Dopo ciò ho incominciato a fargli l'ufficio della mamma sua. Ma oh, quanta attenzione ci voleva per contentarlo! Non si poteva dare neppure uno sguardo altrove per vederlo contentato. Ora voleva dormire, ora voleva bere, ora voleva ricrearsi con le carezze,
ed io dovevo trovarmi pronta a tutto ciò che voleva. Ora diceva: Mamma mia, mi dura la testa, de, sollevami. Ed io subito gli vedevo la testa e trovando delle spine le toglievo e mettendogli il mio braccio sotto la testa lo facevo riposare. Mentre facevo che riposasse, nel meglio si alzava e diceva: Mi sento un peso di una sofferenza al cuore da sentirmi morire. Vedi un poco che ci sta? Ed osservandolo all'interno del cuore ho trovato tutti gli strumenti della passione. Ad uno li ho tolti e li ho messi nel mio cuore. Onde vedendolo sollevato, ho cominciato a carezzarlo e a baciarlo e gli ho detto: Solo ed unico mio tesoro. Neppure mi avete fatto vedere la festa della nostra Regina Madre, né sentire i primi cantici che fecero gli angeli e i santi all'ingresso che fece nel paradiso. E Gesù, il primo cantico che fecero alla mia mamma fu l'Ave Maria, perché nell'Ave Maria si contengono le lodi più belle, gli onori più grandi e si rinnova il gaudio che essa ebbe nell'essere fatta madre di Dio. Perciò recitiamola insieme per onorarla e quando verrai tu in paradiso te la farò trovare come se l'avessi recitata insieme con gli angeli la prima volta nel cielo. E così abbiamo recitato insieme la prima parte dell'Ave Maria, insieme con Gesù. Oh, come era tenero e commovente salutare la nostra Mamma Santissima insieme col suo diletto figlio. Ogni parola che le diceva portava una luce immensa in cui si comprendevano molte cose sul conto della Vergine Santissima. Ma chi può dirle tutte? Molto più per la mia incapacità. Perciò le passo in silenzio. Un capitolo meraviglioso e profondissimo questo, che ci aiuta anche a un po' rettificare la nostra idea che abbiamo della carità. Perché noi quando pensiamo alla carità, pensiamo subito, cosa che non è del tutto sbagliata, ma incompleta e imperfetta, all'amore del prossimo. A volte addirittura con la carità si confonde l'elemosina o il compiere qualche opera buona, qualche opera di misericordia a servizio dei poveri che sono, come dire, parti, frammenti, ecco, della carità del prossimo. Ma noi dimentichiamo che la carità, la caritas in latino e l'agape in greco non è altro che l'amore di direzione, l'amore divino, quindi l'amore che ama qualcuno per se stesso. E quindi è evidente che l'oggetto primario della carità e della virtù teologale della carità non può essere altro che Dio, perché Dio solo va amato per se stesso. E il prossimo, come si dice nell'atto di carità, per amore di lui. Ecco quindi che in questo capitolo Gesù esordisce dicendo: Sono venuto per mettere nel tuo cuore in ordine tutte le virtù, e le altre virtù possono stare separate l'una dall'altra, ma la carità lega e ordina tutto. E noi poi ci aspetteremo una lezione magistrale, no, di Gesù sulla carità fraterna, sull'amore del prossimo. Ma il capitolo poi non si snoda in questo modo, ma si snoda in quella perla preziosa che sono gli atti di squisitissima carità sopraffine, soprannaturale, delicata, che Luisa compie nei confronti di Gesù. Gesù le chiede di farle sulla terra lo stesso ufficio che la Divina Maria da madre
le fece quando erano realmente sulla terra. Quindi essere colei che condivide tutte le pene di Gesù e le consola, le solleva. Ecco, io mi chiedo quanti tra i discepoli di Gesù, anche tra quelli che gli vogliono bene, tra i fedeli di Gesù, sentono questa cosa nel cuore, avvertono questa cosa nel cuore. Cioè che Gesù soffriva, ma soffre anche adesso. E come noi, quando soffriamo, desideriamo condividere le nostre sofferenze, no? Quindi avere un cuore su cui riversarle e magari ricevere qualche consolazione, qualche buona parola, qualche parola di incoraggiamento, qualche carezza, qualche gesto d'affetto, qualche bacio che ci aiuti a superare un momento di sofferenza. Ci abbiamo mai pensato, insomma, che Gesù ha una natura umana come la nostra, certamente perfetta, ma è come la nostra. Per cui se fanno piacere a noi queste cose, fanno piacere anche a lui. E le sofferenze che ha avuto e che ha tuttora sono molto più grandi delle peggiori che potessero capitare nella nostra vita. Ma chi lo consola, Gesù? Chi? Quasi tutti vanno da Gesù per chiedere consolazione, per chiedere conforto, per chiedere guarigione, per chiedere salute. Le famose grazie piccoline, no? Che gli uomini chiedono perché ritengono le più grandi. Ma chi va da Gesù per consolarlo? Credo che le anime che facciano questo siano un po' pochine. Però questo è il soggetto della nostra meditazione odierna. Io ricordo la prima volta che andai alla Salette in Francia. Rimasi un pochino, come dire, meravigliato delle forme del tutto particolari e peculiari di questa poco conosciuta apparizione mariana, il 19 settembre del 1846, approvata dalla Chiesa, riconosciuta, quindi non soltanto nella forma indiretta, che è il far costruire un luogo di culto, ma proprio nella forma del riconoscimento ufficiale. Lì la Madonna, oltre che a piangere sui peccati del villaggio di La Salette, a cui ovviamente erano dirette quelle apparizioni, si presentò anche con una conformazione esteriore del tutto singolare. Era vestita come una contadina del luogo, aveva pendente al collo un grandissimo crocifisso e ai lati del crocifisso c'erano una catena e un, no, una catena, scusa, una tenaglia e un martello. Solo questa immagine è una catechesi muta. La Madonna è quanto di più bello esista dopo Dio in tutto l'universo. E se uno studia bene tutte quante le sue apparizioni, molto spesso la Madonna parla prima con i segni che dà, che bisogna saper decodificare, e poi anche con le parole. Più a Lourdes apparve vestita di bianco con una fascia azzurra al petto e con delle rose sui piedi e il rosario in mano, no? Le rose sui piedi, no? E cosa significa il martello e la tenaglia? Significa lei lì apparve per denunciare i grossi peccati che si commettevano contro Dio, cioè le bestemmie, il lavoro la domenica e la diserzione della messa domenicale. Questo è il contenuto delle apparizioni di Nazareth. Che cos'è il martello? Il martello sono quello che facciamo a Gesù quando continuiamo a reiterare i nostri peccati. Non è una metafora. Cioè, quando noi facciamo peccato mortale, noi almeno un colpo, due colpi di martello da qualche parte a Gesù gliel'abbiamo proprio dati.
Ma no, ma questo è un'immagine simbolica, dico. Cioè, certo che è un'immagine simbolica, ma è un'immagine però reale. Due o tre colpi glieli dai anche tu di martello, se pecchi gravemente. E fai, diciamo così, infilare un chiodo grezzo e mezzo arrugginito dentro le carni vive di un poveraccio. Noi questo ce lo dobbiamo ricordare. E questo è il primo punto, no? Poi ce n'è anche un altro. Ci stanno le tenaglie, oltre che al martello. Le tenaglie che vuol dire? Vuol dire le tenaglie sono lo strumento con cui Gesù è stato schiodato dalla croce e questo indica l'amore e la riparazione e la consolazione che dobbiamo dare al cuore di Gesù. Queste immagini meravigliose che Luisa ci mostra, che per lei sono state reali, ci mostrano come si consola il cuore di Gesù. Non è operazione tanto semplice, perché Gesù è esigente. Gesù vuole alcune anime, certamente non tutte, ma alcune sì, che siano intente solo a Lui e a niente altro. Di queste anime Gesù è geloso anche del respiro se non lo farai per me. E queste anime, se non sono tutte intente a contentare Gesù e a dargli riposo, Gesù stesso non gli dà pace. Cioè le vuole. Ecco. Chiarite queste cose, Luisa comincia ad adempiere il suo ufficio. Di mamma piena d'amore, e abbiamo visto quello che è successo, no? Anzitutto non si deve dare neppure uno sguardo altrove, certamente questo è lo sguardo dell'anima, no? Quindi questo, ecco, per immediatamente passare ai contatti di queste meditazioni preparatorie con il regno della divina volontà. Se si entra nel regno della divina volontà, non esiste, diciamo così, è come qualche sacerdote più autorevole di me ha usato questa splendida immagine, no? Pensiamo ai modem delle nostre case. Generalmente i modem delle nostre case sono sempre accesi, per cui in qualunque momento io apro il computer o uno strumento di informatico, un tablet, un telefono, eccetera, sto connesso al wifi. Perché? Perché il modem è sempre connesso. In qualunque momento io lo vado a utilizzare, trovo la rete. Ecco, il nostro sguardo, il nostro cuore, la nostra mente, certamente anche se non possiamo sempre essere intenti positivamente a fare una preghiera o addirittura stare completamente, insomma, uniti a Gesù, come quando possiamo vivere queste cose nella meditazione o davanti al tabernacolo, però l'occhio del nostro cuore, l'occhio della nostra mente, l'intento della nostra volontà deve essere sempre rivolto a Lui. Sempre. Cioè nella divina volontà non si sta insieme, tra virgolette, un po' di tempo. Ecco, si sta insieme H24. In questo modo. Tutte queste cose, la voleva dormire, la voleva bere, la voleva ringraziare con le carezze, sono chiaramente. Possa sempre la fede illuminare gli occhi della nostra mente. Sono chiaramente espressioni che, insomma, Gesù le ha fatto vivere realmente, quindi c'era un bambino Gesù davanti a lei a cui lei ha fatto queste cose. Ma cosa significa che ha fame? Che ha sete? Che voleva essere ricreato con le carezze o che voleva dormire? Possiamo provare a decodificarle, no?
Noi dormiamo quando siamo stanchi di tante cose e vogliamo a volte staccare la spina e non pensare, no? Chiaramente a Gesù, che a Dio non è concesso questa consolazione, ecco, del dormirci sopra e non pensarci a tante cose, no? Però Gesù bambino era concesso. E qui vuole dormire. Sembra quasi, ecco, chiedere all'amore di quest'anima eletta, dice, guarda, fammi chiudere gli occhi su tutto quello che vedo dagli uomini, ecco, e il tuo amore, mi dia tutto ciò che non mi danno, e lo gusterò dormendo, quindi chiudendo gli occhi al mondo. Ora voleva bere, qui abbiamo un chiaro richiamo, no? A quello che lui stesso ha detto dalla croce, sizio, ho sete. Sete di cosa? Sete di anime, Gesù, non ha sete di nient'altro che di quello. E quest'anime bisogna portargliele. Perché le anime costano, diceva Padre Pio, si comprano e si comprano a prezzo di sofferenze e preghiere. E chi è che, ubbidiente a volere della Madonna, offre tante sofferenze, tanti sacrifici, anche eroici, tante preghiere al Signore per la conversione dei peccatori, come sempre la Madonna dice, chiede. No. Ora voleva ricrearsi con le carezze, con le gentilezze che Gesù riceve da noi. Noi abbiamo infiniti modi per essere gentili e pieni di amore con Gesù. Questi modi si esercitano soprattutto, ma non solo, nell'adorazione eucaristica e nella Santa Comunione. Noi non possiamo permettere che le nostre sante comunioni siano momenti in cui Gesù trovi un cuore freddo, arido, spento, no? Un po' come tra poco arriva Natale, un po' come il freddo della stalla di Betlemme, il fieno che aveva nelle punte di paglia e di fieno che gli pungevano il corpo, cioè, tutte queste cose, cioè, veramente il Signore ci dona uno spirito di orazione, di contemplazione e di luce. Sono significative. È stato deposto in una mangiatoia, è stato andato in quel posto, diciamo, giustamente disagiato, oltre che per tutte le altre possibili interpretazioni, come immagine di ciò che vive. Difficile per Gesù trovare accoglienza, infatti non c'era posto per loro nell'albergo. E a volte se trova accoglienza in qualche posto, difficile trovare qualcosa di diverso dal freddo e dalle spine e la paglia del fieno. E chi lo ricrea Gesù con le carezze? Chi è che gli dice che vuole amarlo per tutti, ripararlo per tutti? Non solo a parole, ma anche con le opere, no? Io ricordo quando leggevo da più giovane, c'è una grandissima nostalgia, e se potessi ci dedicherei molto più tempo anche adesso. Quando leggevo gli scritti di Maria Valtorta, credo che questo si trovi nei quaderni. Questa mistica italiana diceva che Gesù voleva delle anime, o vergini o virginali, nel senso che se sono vergini di corpo e di spirito, meglio, se sono vergini solo di spirito, pace, si rivergineranno come tanti santi hanno fatto, tipo Maria Maddalena, la Beata Angela da Foligno, non importa, che si leghino a lui con il voto di castità. Sapete che far fare un voto di castità a Gesù significa da parte nostra, come dire, in un certo senso, unirci con lui, sposarci con lui, quindi vivere questa dimensione sponsale. Poi, se Gesù stesso ci porterà a celebrare, insomma, e a vivere queste mistiche nozze, tanto meglio. Se no, fa niente, va bene lo stesso. E che cosa dice San Paolo quando dice attenzione prima di sposarsi? Dice che la moglie, se si è sposata,
Deve occuparsi delle cose del marito e deve preoccuparsi di come piacere al marito. E basta. Tutte le cose che dicono i maestri di spirito, dice, sulla modestia femminile, dice, no, dice, una donna si può truccare. No, dicono i padri della Chiesa, a meno che non sia sposata. E allora per adempiere il dovere che ha di piacere al marito, può moderatamente, ecco, senza, non per vanità o per attrarre gli altri uomini, quindi con queste intenzioni, farsi bella, ma sempre con lo scopo di essere bella per il marito. E questo solo deve verificare nel cuore, quindi perché fare le cose, le fa per vanità o per farsi vedere dagli altri uomini o se lo fa per il marito, no? Allora, un'anima che si dona al Signore può fare, può e deve fare queste cose, Gesù se l'aspetta. Ora diceva, mamma mi dura la testa, no? E c'era le spine in testa. Le spine dei nostri innumerevoli peccati di pensiero lo sappiamo, no? Oppure una sofferenza al cuore e ci trova tutti gli strumenti della passione ed uno ad uno li ho tolti e li ho messi nel mio cuore, no? Quindi il cuore di Gesù, l'amore di Gesù straziato e lacerato dal dover prendere su di sé tutti i peccati del mondo e degli uomini. Più soprattutto il principe dei peccati degli uomini che è l'ingratitudine, nel senso che nessuno gli dica grazie. E poi Gesù conclude con la sua lezione magistrale, sul cantico che fu cantato alla Madonna il giorno dell'Assunta, questo capitolo è il 15 agosto, no? E Gesù spiega che non esiste cantico più bello da cantare alla Madonna che l'Ave Maria, in particolare ovviamente la prima parte, perché la prima parte dell'Ave Maria, come sappiamo, non è altro che una sintesi del mistero dell'Annunciazione e della Visitazione, no? Perché Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sono le parole che ha pronunciato l'Arcangelo San Gabriele. Tu sei benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, sono parole che ha pronunciato Santa Elisabetta. E poi Gesù dice, non c'è niente di più gradito alla Madonna che gli si possa offrire, perché dicendo l'Ave Maria la si riporta immediatamente al momento dell'incarnazione. Se la Divina Maria ha una cosa di cui gioire immensamente, che per tutta l'eternità sarà così, è appunto il fatto di essere stata scelta per essere la madre di Dio, nella rievocazione di ciò che ha provato in quel momento, che è giustissimamente nascosto a noi mortali, ma che certamente ha immensamente glorificato il cuore di Gesù. Ecco, quindi quando diciamo l'Ave Maria, ecco, ricordiamo sempre questi insegnamenti e cerchiamo per quanto è possibile di recitarla sempre bene e col cuore, perché la recita devota dell'Ave Maria di San Luigi Monfort è uno dei segni sicuri di predestinazione, perché i diavoli mai reciteranno col cuore, ribadisco, anche solo un'Ave Maria.
Tua Divina Maria sei stata la mamma terrena di Gesù, sei stata la sua consolatrice, sei stata la sua compagna in tutte le sue sofferenze, in tutti i suoi dolori. Oggi abbiamo saputo, abbiamo imparato che Gesù in un modo a noi ignoto, misterioso, ma vero, continua a soffrire e desidera qualcuno che impari da te a fargli da mamma. Questo vale per tutti, questo qui. E per le anime a te devote ci vorrà anche qualcuno che impari ad essere il tuo consolatore. Perché certamente Gesù ha tanto sofferto, ma chi ci pensa anche alle tue sofferenze? E quale dei tuoi servi e schiavi devoti si prende cura di consolare il tuo cuore? Come tu stessa chiedesti a Fatima, no? Guarda il mio cuore tempestato di spine che gli uomini ingrati infliggono con i loro peccati senza che ci sia nessuno che si preoccupi di fare un solo atto di riparazione. I tuoi veri devoti fanno gara in questo, aspirando semplicemente ad essere annoverati tra coloro che ti hanno fatto passare le pene nel vedere l'ingratitudine degli uomini, ricolmandoti della loro gratitudine, del loro amore e del loro servirti in tutto, senza nessuna remora o riserva. Perché anche le tue lacrime possano essere asciugate, anche il tuo dolore possa essere sollevato, anche la tua desolazione possa essere consolata. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.